Dicevo, partenza shock, poi vi siete riequilibrati, siete riusciti a passare in vantaggio, non senza merito, poi però non avete resistito all'arrembaggio finale del Catanzaro che ha trovato le forze dalla panchina. Forse proprio quello ha fatto la differenza, o no? Sapevamo di affrontare una squadra forte, abbiamo fatto un'ora di buon calcio e molto probabilmente dopo che abbiamo subito il secondo gol sicuramente mentalmente siamo un pochino calati, ci siamo abbassati un po' troppo e abbiamo subito appunto la pressione del Catanzaro, però penso che come ho detto già agli altri vostri colleghi, i ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione, anche perché qua non penso, e voi non so se mi potete smentire, non ha mai segnato nessuno qua a Catanzaro fino ad oggi. Il Catanzaro ha subito due gol, li ha subiti a Cirignola, quindi questo è segno che ci siamo giocati comunque la partita a viso aperto. Poi ci sta che perdi contro una squadra che a mio parere è la più forte del campionato. Sì, probabilmente appunto è questo, alla fine non siete riusciti a trovare le contromisure alla fisicità che ha messo dentro il Catanzaro, soprattutto con Cianci che insomma credo vi abbia messo veramente in grande difficoltà là in mezzo all'aria, no? Sì, ma Cianci vale Iammello, Curcio vale Biasci, per cui qualsiasi cambio opera il Catanzaro è sempre un cambio di livello assoluto, Bombaci, Curcio, quindi per cui stiamo parlando di una squadra costruita in maniera ottima, fortissima e che gioca anche un gran calcio. Oggi magari un po' meno perché noi siamo stati bravi ad essere aggressivi e a impostare un determinato tipo di partita. Dopo il primo gol poi diceva il collega si è riequilibrato il match, poi a un certo punto mi è sembrato che la Vita del Bese ci ha creduto a un certo punto, poi dopo il secondo gol, di poter quasi portare a casa il risultato. È vero? Sì, ci credi, perché comunque fare due gol non è mai facile, farli a Catanzaro è ancora più difficile, per cui vivi sulle ali dell'entusiasmo e poi subisci il secondo gol. È ovvio che, come ho già detto al tuo collega, subisci la pressione comunque dall'avversario, comunque c'è anche il pubblico che non è un fattore importante in questo campo, ok? E poi Fumagalli ha fatto la sua parte, come è giusto che sia.